Intervengo, Presidente dell'Assemblea e Presidente della Regione, perché prendo spunto da questo articolo 25, perché sono molto contento che si sia trovata l'occasione per... Mi scusi, assessor, Presidente, le chiedo scusa. Che si sia trovata l'occasione, attraverso questo articolo, di poter coniugare due dimensioni importanti. Da una parte quella del benessere animale, facendo riferimento anche al tema del randagismo, e dall'altro al tema della caccia. Io purtroppo, Presidente, lei avrà avuto modo di constatarlo, nel corso di questa seduta ha avuto talvolta dei toni critici rispetto a ciò che è accaduto nella Commissione Bilancio. E questa occasione, non da parte del Presidente della Regione, io ho avuto questa sera dei toni critici rispetto a ciò che è accaduto in Commissione Bilancio, e l'articolo 25 mi dà la possibilità di portarne una testimonianza evidente. Lei sa, Presidente dell'Assemblea, come il Governo e in testa il Presidente della Regione si è intestato delle battaglie importanti sulla razionalizzazione di alcuni enti strumentali. E tra questi, certamente, nella logica dell'investimento, del rilancio, certamente c'era un istituto al quale abbiamo dato mandato per fare sperimentazione in ambito animale. Un istituto che, tra l'altro, in queste settimane è protagonista di interventi importanti, perché sta divenendo il sito dove si fa il controllo della produzione in ambito zootecnico di carni e di latte. Un istituto che si sta rilanciando e che, sulla scia della linea di indirizzo politica voluta finalmente da questo governo dopo tanti anni, sta rendendo il mondo della zootecnia siciliana protagonista nel panorama internazionale rispetto a questo tema, al punto che paesi come l'Olanda e il Belgio stanno guardando all'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia, grazie ad una serie di azioni fatte dal governo, come punto di riferimento sul tema del benessere animale. Cosa è successo in questa finanziaria? Che rispetto ai 2 milioni di euro che c'erano l'anno scorso, quest'anno è stato tolto 1 milione di euro all'istituto. Così, scomparsi. Da 3 milioni siamo passati a 2 milioni. Significa, Presidente, che non si possono fare non gli investimenti per lo sviluppo, non si possono fare gli stipendi, non si può dare da mangiare agli animali che sono stati portati all'interno dell'istituto, che sono stati confiscati alla mafia e che sono stati portati all'interno di quell'istituto. Noi quest'anno non potremo, attraverso quell'ente, neanche dare da mangiare agli animali che sono presenti all'interno dell'istituto. Io ho fatto un emendamento per porre rimedio e per recuperare a questo certamente errore di scrittura che sarà accaduto in finanziaria. Mi hanno detto no, non è nel bilancio, mettilo alla finanziaria. Ora l'abbiamo rimesso alla finanziaria. Ho avviato un'interlocuzione con il saggio, esperto e competente assessore all'agricoltura, che sta anche egli, come la presidenza di questa regione, attenzionando un tema che è fondamentale per il rilancio di questo settore in Sicilia. Lo risottopongo e chiedo alla presenza del Presidente della Regione, dell'assessore al bilancio, insieme all'assessore al ramo, di trovare una soluzione, altrimenti purtroppo non ci sarà alcuna possibilità di dare continuità a quell'azione importantissima e di grande livello, Presidente, lo garantisco, che l'Istituto ha avviato. Quindi, così come rispetto a questo articolo 25 si è trovata la sintesi per trovare la soluzione ad un problema importante, chiedo che venga trovata soluzione non per mettere cose in più, ma quantomeno per ripristinare quello che era lo scorso anno, in modo da poter mantenere l'azione che era stata posta in essere. Grazie, Presidente, mi rivolgo anche a lei. Grazie onorevole.